faccio le passe, solamente ti faccio le passe, sono una vita, andato via senza problemi, il bene e il male, chi non lo dice Dio, ha preparato la sua barca a terra, ha chiuso dentro la sua libertà, ha preparato la sua forza bianca. Ma amare la propria città è la cosa più difficile, è come amare la propria donna, è una cosa, è una lotta fra il bene e il male, e questa città però chiaramente vive anni un po' difficili, e quindi io vorrei, ho detto anche pubblicamente questo, vorrei che questa città avesse più vita e fosse più, ci fosse più anima in questa città. No, i catanzaresi hanno dimostrato sempre negli anni di avere avuto grandi qualità, e un po' si vive, un po' sono anni difficili anche per tutte le città, per cui c'è una rassegnazione un po' che deriva dagli anni che viviamo, però questa città non deve mollare, questa è una città che deve tirare fuori, deve riportare la gente a Catanzaro soprattutto, perché la gente non ha sempre meno motivi per raggiungere Catanzaro, e questo mi dispiace. Io sto facendo un percorso musicale e artistico che è molto faticoso, perché oggi poi io non faccio questo mestiere a tempo pieno, per cui è chiaro che ritaglio degli spazi, però che sono degli spazi nei quali cerco di dare tutto me stesso, per cui il messaggio che mi piace dare è quello di fare quello che uno sa fare col massimo impegno, la massima serietà. Se ognuno di noi facciamo il proprio e il nostro, le cose vanno meglio. Cioè, non si capisce perché Catanzaro non deve avere un conservatorio, i giovani devono essere vicini alla musica, avvicinare i giovani alla musica è una cosa importantissima da un punto di vista culturale e sociale, cioè non possiamo, invece di stare in mezzo alla strada i ragazzi potrebbero andare a suonare, imparare uno strumento, essere con la testa impegnati non davanti a un video, a un computer o a un telefonino, ma stare di fronte, ecco, non capisco perché un capoluogo di regione non debba avere un conservatorio a pieno regime, questo non lo capisco. Riconosco a memoria le bugie degli anelli. E allora? I musicisti che suonano con me devono avere soprattutto la pazienza di sopportarmi e poi soprattutto l'entusiasmo di fare le cose. Andrea è un ragazzo giovane ma ha un grande talento e soprattutto una grande passione per ascoltare, per lavorare e per elaborare cose fatte bene. Per cui va benissimo, Andrea è un grande. È lui che mi confonde. Perché? Sa come un dolore nel cuore. Oh, Nava, Babu, you Babu.